tecnicamente sta bene, poi si vedrà. Posso dire che facciamo bene? No, io non è tanto scaramanzia, perché una bella come lei non ha bisogno di arrivare a un'Olimpiade se non è in condizione. Magari lo può fare nel senso le staffette, fare le staffette, però io quello che poi adesso ne parleremo insieme, ma io vorrei che lei partecipasse come ha fatto il mondiale, come ha fatto le Olimpiade, quando è in condizione, quando può dirlo suo, altrimenti non ha più senso. Quando ci La programmazione è esattamente quella di Guangzhou, quindi faremo il Sette Colli, il giorno dopo partiamo per Foromè, rimaniamo quasi 3 settimane, scendiamo 4 giorni a Verona e poi partiamo per Doha. Adesso facciamo subito dopo le vacanze pasquali, che do ai ragazzi 2 settimane, il recupero completo, andiamo a Livigno un paio di settimane, ci facciamo popolare in quella spenta località che ci sembra portato bene, oltre a tutti i servizi che sono sempre attorno, quindi è perfetto per allenare. Aspettiamo adesso la vasca da 50, magari non Federica, ma per i futuri campioni, poi a Verona fino a 7 Colli, vediamo se in mezzo riusciamo a fare una garetta, magari del Mare Nostro, vediamo come c'è la spedizione. Però ecco, la parola chiave è relax, serenità e relax. Ultimamente verso la fine della gara sente la fatica come non era mai successo. Sì. Lo imputi a una cosa del Covid, dell'incertezza che ha passato, al lavoro fisico di una gara di 33 anni? Sono tanti fattori che possono condizionare le sue sensazioni. Quello che mi fa molto piacere è che ha questa velocità di base molto elevata e quest'anno servirà tantissimo. Meglio dire una atleta di rallentare piuttosto che... Esatto, e quello che mi fa piacere è che in allenamento riesce a esprimere dei livelli incredibili. E adesso, come dicevo prima, si tratta nell'ultima parte, che è quella più difficile, di mettere tutto insieme e sperare che il suo fisico regga. Anche e anche io, che rega anche io, esatto. Perché poi... Se lei ha 5 esperienze precedenti, lei è quella di Rio. Cosa non bisogna fare rispetto alla spedizione di Rio? Non avere aspettative alte. Non avere aspettative alte, perché poi la differenza tra quello che uno fa in allenamento e quindi quello che poi si crea nella mente, quello che trovi poi nel campo gara, soprattutto all'Olimpiade, c'è un abisso, c'è una differenza enorme. Quindi, come dicevo prima, è allenarsi con serenità, come stiamo riuscendo a fare in questo momento, rimanere concentrati, sperare di trovare un po' di normalità, perché comunque questa routine di allenamento casa, senza poter magari andare a cena fuori, magari respirare un pochino di aria, è comunque pesante, perché il nuoto è uno sport difficile, e quindi speriamo che piano piano ci si possa allentare queste pressioni, e poi vediamo. L'Olimpiade è sempre un terno rotto, no? Per tutti, non solo per noi. Soprattutto quest'anno. Sì. No, sono contento, comunque quest'anno ha trovato un compagno di allenamenti molto prezioso, Geremia Freri, che l'ha aiutata comunque anche nel gruppo, anche Stefania Pirozzi si è amalgamata abbastanza bene al gruppo, quindi l'importante è anche avere un contorno di ragazzi che sono volenterosi, di stimoli, che hanno i tuoi stessi obiettivi e che ti aiutano ad affrontare appunto la quotidianità. Non posso